Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, il primo di una serie che andrà ad analizzare la situazione intorno alla famosa cronaca degli anni passati su cui si basa la versione moderna dell'antica storia della Russia. In questi brevi video andremo a percorrere un viaggio che ci porterà alla comprensione, ancora una volta, di quanto non si possa dare nulla per scontato quando si parla di storia, semplicemente perché si è sempre saputo così da un certo momento in poi. Siamo ormai familiari con i problemi che affliggono la versione scaligeriana della storia, su cui si basa la versione storica attualmente studiata nelle scuole e nell'università. Abbiamo visto quanto sia fumosa la situazione riguardante le fonti epigrafiche di vario genere, contemplando tra i problemi principali che le affliggono quello della datazione in generale dei vari reperti, siano essi incisioni, documenti, manoscritti, eccetera, e la cronaca degli anni passati non è esente da ciò. La versione storica ufficiale ci dice che il racconto degli anni passati, conosciuto anche come cronaca di Nestore, è considerata la fonte più antica sulla storia della Russia, o meglio la Rus di Kiev, considerato dagli storici il più antico stato slavo orientale, dall'850 al 1110. Si suppone sia stata scritta intorno al 1116 nel Medioevo, per mano di Nestore di Pechersk, monaco delle grotte di Kiev. Gli storici ci assicurano dell'affidabilità di tale cronaca, fonte primaria, ricordiamolo, su cui si basa tutta la storia della Russia. Ma è davvero così? Il percorso parallelo sullo studio della nuova cronologia e dei problemi che affliggono la versione scaligeriana della storia ci insegna di no. Analizzando a fondo la questione emergono delle incongruenze, delle zone d'ombra che debbono essere dissipate dalla luce della chiarezza e della verità. Scomponendo i dati presenti, come la stessa cronaca, la Rus di Kiev, Nestor il Monaco, eccetera, ed analizzandoli ad uno ad uno nel corso dei prossimi video, emergeranno abbastanza elementi che ci consentiranno di mettere in discussione ancora una volta ciò che si pensava di sapere riguardo a ciò, per aprirci a nuove possibilità e soprattutto ad una nuova storia, sostituita e fatta cadere nel limbo a favore di quella nuova, a supporto della nuova classe nobiliare dominante. Come sappiamo la verità piano piano affonda le radici nella dura roccia, scava pazientemente la propria via, si fa spazio ed emerge in tutto il suo splendore nonostante le difficoltà di un sistema di pensiero e di credenze solidificatosi nel tempo. Inizia ora il viaggio e lo percorreremo insieme come sempre. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video.